mentre sto dentro casa, i servizi segreti mi parlano in comunicazione telepatica attraverso un sistema transcranico, lo stesso che ho sentito che veniva immesso su persone innocenti. Mi stanno facendo ripetere le parole, ma tanto domani mattina modificherò tutti quanti questi video e li metterò come denuncia, testimonianza di quello che i servizi segreti di Roma stanno facendo sulle cave umane. Pensate che a me, ogni volta che qualcuno mi presta la macchina, ogni volta che qualcuno mi presta lo scooter, mi fanno perdere la memoria oppure mi creano delle distrazioni attraverso le frasi messe nel cervello, delle comunicazioni telepatiche, e mi fanno sbagliare le varie strade o mi fanno parcheggiare in posti dove vengo immediatamente multato in circostanze veramente anomale. Addirittura mi fanno andare in strade dove ci sono i posti di blocco, come se loro sanno e vedono quei satelliti spia dove sta il posto di blocco e sanno che a quella curva dietro quell'albero c'è il posto di blocco, e mi fanno fare le multe. L'altro giorno è arrivata al mio palazzo una nuova multa. Mi hanno prestato la macchina per 10 minuti, un quarto d'ora, mi hanno fatto passare sulla tangenziale, ma non sono passato sulla tangenziale, sono arrivato al bivio per prendere la tangenziale e stavo ritornando indietro con le quattro frecce per poter girare a destra. I servizi segreti della Gendarmeria di Roma hanno effettuato una scansione in trigonometria satellitare a scansione sintetica in analisi appuntamento olografico e hanno riscansionato la targa della macchina dove io stavo all'interno. Hanno fatto la fotografia tridimensionale della targa, visto che le targhe sono a rilievo, e hanno fatto partire uguale la multa. Addirittura mi hanno messo nel cervello delle frequenze con gravi patologie di depressione, come se volevano far credere che io avevo fatto l'infrazione, ma invece loro, in comunicazione telepatica, mi ridevano in testa e mi dicevano: hai visto, dovevi girare a destra e invece girando a sinistra. Io ho detto: sì, ma io ho fatto 2 metri a sinistra. Ma le telecamere sono puntate in quella direzione e lì risulta che te sei passato. E io ho detto: guardate che non è così. La sera sono arrivato a casa, ho fatto una marea di telefonate dopo l'accaduto e durante l'accaduto e durante l'esperimento e l'ipnosi che loro avevano creato, e io avevo denunciato questa cosa. La stessa cosa me l'hanno fatta al centro storico ai Varchi, la stessa cosa me l'hanno fatta quando mi hanno fermato che io stavo andando a una riunione delle vittime del controllo neurale, mi hanno torturato tutta la notte, mi hanno messo le frequenze della manipolazione e mi hanno pilotato davanti a un posto di blocco, il quale stava dietro a una curva, nascosto dietro a un albero. Io quella mattina dovevo prendere 3 tipi di strade, ma io quella mattina le strade non le dovevo prendere, bastava che telefonavo e gli dicevo: mi venite a prendere che ho un contrattempo. Bloccavano i miei telefoni per far sì che io non dovevo telefonare per farmi venire a prendere. Non mi facevano salire sull'auto perché mi torturavano con le armi ad energie dirette, con le gravissime patologie fisiche e psicologiche, con sudorazione forzata, blocchi cerebrali, mal di testa fortissimi, e mi mettevano solo la deduzione del cervello di spostarmi con questo scooter per andare a gonfiare la ruota. Fatalità al semaforo, fatalità dal distributore. Chi c'era? Nascosti di dietro la gendarmeria. Ma guarda un po' te, 1600 euro di multa. Pensa un po', ma non le vado 4 mesi la patente. Pensa un po'. Pensa come sono stati bravi. E adesso hanno rifatto di prendere un'altra multa. Lo sapete in Italia quanti poveracci si suicidano
Perché le gendarmerie in continuazione gli parlano in testa, li minacciano di morte, gli creano manipolazioni cerebrali e quando vanno alle procure a portare le denunce, come è successo a me, come è successo a centinaia di altre persone che in Italia sono andati alle procure e hanno portato le denunce, te lo sapete perché? Perché i servizi segreti controllano con i satelliti spia tutte le procure e ogni volta che arriva una denuncia, qualche cavia umana, questi servizi segreti fanno sparire le denunce alle procure. E mandano persone, spie, all'interno delle procure per far sparire dall'archivi le denunce e per far modificare le denunce e farle manipolare le denunce in modo che non arrivino mai ai giudici e ai magistrati. E se arrivano ai giudici e magistrati, fanno in modo e in maniera per non far mai partire le indagini, non far mai vedere chi è la persona che viene torturata. E se disgraziatamente parte un'indagine, siccome sono i reparti operativi della gendarmeria che fa partire le indagini e si mette davanti alle postazioni satellitari per vedere le persone che cosa stanno facendo e per sentire le intercettazioni telefoniche e per vedere con le telecamere che cosa accade o per vedere con la scansione sintetica satellitare o per vedere con le frequenze a scansione neurali o per vedere con le frequenze a manipolazione diretta cerebrali o per vedere con le frequenze a terapia intensiva nel cervello, loro dicono: ah no, è il classico malato di mente, è il classico tossicodipendente, è il classico con manie depressive, con manie di persecuzione, nulla di grave, eh? Sentito bene? Andavo alla procura, portavo la denuncia, mi tenevano 2 ore lì a parlare di tecnologie. Dopo un po' dicevano: ma è possibile che questi usano queste tecnologie? In Italia non si riesce a trovare varie persone latitanti e qualcuno dentro la procura disse: tante cose noi non capiamo e lavoriamo qui in procura. Sentito bene, eh? Però per stare qui dobbiamo far finta di niente, sta zitti e fare finta di niente, capito? Il marcio non è all'interno delle forze dell'ordine, all'interno delle forze armate o all'interno delle forze di polizia. Il marcio è chi coordina dall'alto con i satelliti le persone delle forze dell'ordine, delle forze armate, a prendere decisioni sbagliate ed errate che fanno incassare miliardi di euro solo ai corrotti, solo alle spie e solo ai deviati che operano attraverso questi sistemi. Attraverso questi sistemi satellitari delle alte tecnologie, il satellite spia sta a nord Europa che spara su l'Italia, su casa di mia madre. Sentito bene? Mi vedono dentro casa con i raggi X come se stanno vedendo la televisione. Vedono tutte le parti del mio corpo, tutto quello che c'è dentro casa, perché lo vedono come i body scanner, come i cecchini dell'aeroporto. Li vedono come telecamere a raggi X. Vedono come se stanno all'interno di un attack. Vedono perfettamente tutto quello che succede dentro casa. Perché devono fare esperimenti militari per attestare tecnologie di miliardi per rivendere le frequenze alle società massoniche, a società private che riprenderanno le frequenze, le metteranno negli traslatori neurali o generatori di frequenze satellitari che verranno attaccati a un'unità di elettroencefalografo che utilizzerà una sovrapposizione di frequenze in generatore di patologie. L'elaboratore verrà convertito all'unità centrale di trasmissione neurale o trasmissione satellitare e sparato ad un amplificatore che va direttamente nei satelliti. O utilizzeranno dei transponder che collegheranno i laboratori di analisi, i laboratori di sperimentazione, i laboratori con l'auto a degli amplificatori transponder satellitari in modo che potranno trasmettere e ricevere. I loro laboratori funzionano come internet satellitare. Internet satellitare riceve e trasmette segnali. Loro si collegano al satellite transponder, il satellite transponder si collega all'unità centrale dei satelliti militari, i satelliti militari sparano. Il sistema GPS in trigonometria con i 3 satelliti
il quarto satellite è l'arma di energia diretta che ci viene collegata all'interno del cervello, all'interno degli occhi, all'interno dei condotti uditivi, perché è collegata al cordone cerebrale. Il cordone cerebrale influisce attraverso le frequenze dell'elettroencefalografo a campo elettromagnetico che amplificano dentro casa, sia attraverso le frequenze di luce che attraverso la corrente elettrica, attraverso le frequenze dei cellulari nell'aria del circondariato dove noi stazioniamo, e ci amplificano tutte le patologie in elettroshock neurale attraverso i campi elettromagnetici della frequenza dei 50 Hz. Più 50 Hz aumenta all'interno del cervello, più le frequenze delle patologie aumentano all'interno del cervello, e più noi diventiamo automi radiocomandati a distanza da Manciuliani Candidate. E con questo sistema si potranno pilotare kamikaze, si potranno pilotare suicidi, si potranno pilotare omicidi, si potranno pilotare attentati, si potranno pilotare persone per pensare in un modo o in un altro, si potranno costringere persone a comprare la droga, persone a comprare i gratta e vinci, persone a votare una persona o un'altra, e tutto questo indisturbatamente attraverso postazioni satellitari che collegano migliaia di persone in un'area geografica ben prestabilita attraverso il puntamento satellitare. E tutto questo lo possono fare solo ufficiali dei servizi segreti. Non lo possono fare persone che camminano per strada, guardano per aria e un'intera città, o di pensare a quello o di pensare a quell'altro, o di andare a comprare la droga la notte di Capodanno. Non funziona così il sistema, Sentito bene, E tutti questi incassi di denaro vengono per sovvenzionare il terrorismo nero, la massoneria nera, le bande armate nere, militari neri occulti, E tutti stanno zitti, perché mi dissero nel 2003, noi comandiamo i satelliti, noi comandiamo chi collega le persone con i satelliti, noi comandiamo i reparti che gestiscono i sistemi satellitari e gli elaboratori. Chi è che può indagare a noi? Chi è che può venire a pedinare a noi? Chi è che può venire a controllare o intercettare i nostri telefoni? Che siamo noi che creiamo le tecnologie, siamo noi che creiamo i puntamenti, siamo noi che creiamo i sistemi di tracciatura satellitari, sistemi transcranici. Nessuno può venire a controllare a noi. Allora noi, dentro questi laboratori, possiamo fare un colpo di stato neurale, possiamo far entrare tonnellate e tonnellate e tonnellate e tonnellate di sostanze stupefacenti, tanto è tutto coperto dai satelliti spia, e chiunque si metterà a fare indagini su di noi verranno eliminati, perché noi siamo superiori a tutti quanti gli altri in Italia, e tutti dovranno stare zitti. E se succede qualcosa in Italia, che magari fanno un'indagine, fanno un arresto di qualcuno di noi, lo faremo in modo e in maniera, da quello che mi dicevano loro in comunicazione transcranica, in comunicazione telepatica, di eliminare la deduzione del giudice, e il giudice darà la sentenza favorevole a noi. Elimineremo tutti i testimoni con i satelliti, blocchi cerebrali, schemi cerebrali, trombosi, infarti, overdosi. E nessuno arriverà mai a dire: siete voi, siete stati voi, siete usciti voi dai laboratori, voi stavate collegati col sistema Avatar, voi stavate collegati col sistema transcranico per pilotare queste persone, per pilotare questi avvenimenti, per pilotare queste persone nel periodo delle feste. Ma nessuno si azzarderà mai a dire una cosa del genere, perché in Italia hanno levato la condanna e il reato per esperimenti su cavi umani, non esiste. Poi hanno levato addirittura il reato e la condanna per torture, e hanno levato anche la condanna di utilizzo di tecnologie ipnotiche in arma di distruzione di massa, perché sennò darebbero la colpa a questi. Un saluto amici da Milano Babilonia.